Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica a chi si mette in ascolto ora con Nessuna è perfetta e a chi ci ha già ascoltato alle 8:30 prendendo con noi il caffè della domenica. E anche questa domenica mettiamo insieme delle storie, cominciando con quella che appartiene a tante di noi, la storia di una figlia che ormai, diciamo, più matura, racconta sua madre. E come a tante di noi è capitato, racconta una madre che negli ultimi anni ha avuto l'incontro fatale, quello che purtroppo riguarda tante donne anziane, è l'incontro con l'Alzheimer. A raccontarci questa storia è la nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl di questa settimana è Lina Sastri, attrice che non ha bisogno di presentazioni e che ora è anche regista per un film che ha scritto e diretto ed è tratto da un omonimo romanzo sempre da lei scritto. La casa di Ninetta, che riguarda una vicenda molto autobiografica e che sarà in concorso al Bifest di Bari. Buona domenica, Lina. Grazie, buona domenica a voi. Allora, intanto questa voglia, no, di raccontare una storia che è già stata un libro in un'attrice singolarmente molto poco disponibile a parlare della sua vita privata. Dunque, come nasce la storia di questa donna speciale, Ninetta, e di sua figlia Lucia? Vogliamo raccontarla a chi ci ascolta? Nasce dal libretto. Io lo scrissi qualche tempo dopo che era Ninetta, mia madre, Anna detta Ninetta, mia madre era morta, insomma, per Alzheimer. Lei è stata malata molto a lungo, malata di Alzheimer, quindi era già anziana. E dopo io sentii il bisogno, non perché io sia una scrittrice, scrivo molte cose, ma insomma non sono una scrittrice, di la necessità. Sentii, e così feci, di scrivere qualcosa a lei, e questo diventò un piccolo libretto che appunto si chiama La casa di Ninetta, e che poi io trasformai in un monologo teatrale, questo anni fa. Poi non lo feci più perché mi costava un po' troppo, anche perché in qualche modo parlando di lei parlo della famiglia, parlo in fondo anche di me, parlo del passato, parlo del presente, parlo semplicemente, insomma, della storia di una famiglia. E poi invece ho avuto il desiderio, questo ci ho messo 7 anni per renderlo poi realizzato questo film, il desiderio di farne un film, non sapendo come si faceva, perché io sono un'attrice, ho fatto tanti film, ma come attrice, quindi come si scrivesse una sceneggiatura o come si producesse un film o come si facesse la regia di un film erano cose per me sconosciute. Però l'ho fatto, non so come, devo dire, ancora mi chiedo come sono riuscita. È molto bello, no? Provarsi in qualcosa che non si è mai fatto e provarsi, sì, come dire, in un'età in cui tanti e tante di noi tirano i remi in, sì, barca. Invece mettersi alla prova richiede una buona dose di coraggio. Sì. No, ma io non li tiro i remi in barca, mi devono dare una mazzata in fronte, un remo sulla testa mi devono dare per tirarlo in barca. Voglio dire che già nella mia natura c'è proprio questo passare da un campo all'altro, no? Dalla musica al mio teatro canzone, al cinema, al teatro, che è poi la mia casa, quella in cui nasco. Quindi già io passo continuamente, ho appena finito Nozze di sangue di Garcia Lorca in teatro. Però ripeto, il cinema, un esordio alla regia, è stato un altro mondo proprio, che poi sono riuscita a fare perché ho trovato i soldi, ho trovato un co-producer nella Ram Film dei due fratelli Cannavale a Napoli, e poi ho scelto gli attori, sono molto felice che mi abbiano restituito la storia, era difficile per me trovare qualcuno
no, per fare Ninetta, sia nel passato, una Ninetta diciamo più giovane che Maria Pia Calzone, sia nel presente che la Ninetta più anziana che è Angela Pagano, e poi trovare Alfonso, mio padre, cioè questo uomo fra i 40 e i 50 anni, un po' affascinante, però anche bugiardo, anche traditore, con molti lati anche negativi in qualche modo, raccontando la storia in qualche modo d'amore, anche se d'amore e odio in qualche modo, no? Come era una volta. Io come so, di, è. So di parlare a molte ascoltatrici, sì. Se dico che in rapporto tra madre e figlia, sì, quando una madre si scopre affetta da Alzheimer, sì, diventa completamente diverso. So di che cosa parlo, perché mia madre, certo, ha avuto l'Alzheimer per tanti anni, anche lei aveva tre badanti esatto, e c'era un grande dolore nel vedere. Un grande dolore, perché riconoscere nell'altro quello che tu sai, ma sapere che lei non ti riconosce più, perché lei non mi riconosceva più da tanti anni, mi chiamava zia, vedere la sua, il suo pudore nei confronti di un'identità perduta e di un corpo decaduto, la sua mancanza di autonomia. A lei era rimasta solo questa cosa che cantava, infatti anche nel film c'è la sua voce originale che ogni tanto cantava le canzoni napoletane, che io feci in tempo a registrare quando già era malata, la portai proprio in una sala di registrazione e registrai la sua voce che cantava alcune brevi frasi di canzoni napoletane, che poi nel film ho messo con la sua voce originale, non quella dell'attrice, sì, no, quella di Ninetta. Ecco, la musica era rimasta, e da lì capisci, no, che noi non siamo solo corpo, ma siamo soprattutto anima e spirito. Era rimasta la musica lì, nella musica. La musica era la sua espressione, non parlava più ma cantava. E, è molto doloroso, perché assisti poi a tutto questo e insomma non è facile, non è facile mai, è durato c'è un molto consiglio, tempo. C'è un consiglio che ti sentiresti di dare alle tante figlie che ci ascoltano? L'Alzheimer è una malattia diffusissima, sì, è una malattia molto diffusa tra le donne anziane, può insorgere anche in età piuttosto precoce, ma in genere i figli se ne accorgono quando i genitori, le madri, hanno più di 80 anni e va avanti. Io me ne accorgo. Che consiglio potresti? Ma io non ho consigli da dare, è troppo complicato. Penso che però è una malattia che viene da... lo dico anche nel film, perché nel film c'è la mia voce fuori campo, che è un po' la voce di Lucia, la figlia, che sono io poi nel film, anche se faccio pochissimo come attrice, insomma, attraverso il film come un Virgilio, come voce narrante, come voce fuori campo, lo dico, no? Vecchiaia è quando più nessuno ha bisogno di te, quando non hai più, non solo tu, non hai bisogno di nessuno, ma nessuno ha bisogno di te. Ecco, e io penso che l'Alzheimer in qualche modo è un accumulo di dolore, è un accumulo che chiede la dimenticanza, chiede il lasciar perdere, chiede la mancanza di solito viene poi anche con persone proprio che hanno una testa molto attiva, molto mobile. Certo, mia madre è una donna, certo, leggera, morbida, meravigliosa, non colta ma intelligentissima, con una mente veloce, e viene proprio così per questo. E io credo proprio che sia venuta quando poi lei viveva ormai da sola, e questo marito amato e odiato non c'era più, i figli erano grandi, noi, io e mio fratello non c'eravamo più, e quando in qualche modo lasci perdere, ecco, e allora ti conservi soltanto la memoria del passato, ma di tutto quello che poi diventa un presente, diciamo, inutile, ecco, perdi. Io credo che l'unico consiglio sia l'affetto, la dolcezza, la carezza. Io penso, non ho mai capito se mia madre si accorgesse o non si accorgesse di questa malattia, cioè avesse o no coscienza. So che aveva coscienza e pudore della sua non autonomia, ma della malattia, della mancanza di memoria, del non riconoscere intorno, io non so, e non ho mai capito se ne avesse coscienza o no. Però so che il tatto, che una mano che fa una carezza, che una voce che parla con una timbrica, con dolcezza, appunto, con dolcezza, ecco, quello conforta, l'amore conforta molto. Sono totalmente d'accordo, proprio per esserci passata
Anch'io. In questo anche se film... io nel film non ho volutamente, non mi sono soffermata, cioè io chiaramente parlo di Ninetta anziana con l'Alzheimer, ma non è un film sull'Alzheimer, no, nel senso, è un film su, no, beh, su una famiglia. È un film sulla famiglia, è un film anche su una donna speciale che era lei. E poi ci sono tutte le donne intorno, le tre badanti, la figlia, intorno a un uomo che insomma non sempre è positivo come figura, ma che comunque è molto amato. Ecco. Raccontare una famiglia è una cosa che mette a nudo anche sì. chi la racconta, cioè in questo caso l'attrice e la regista. Ma infatti io come attrice, diciamo nel film, come attrice, credo di aver fatto una delle mie prove peggiori, vale a dire che al di là del fatto che ero chiaramente presa dall'esordio in regia, non avevo mai fatto la regia di un film e devo dire l'ho affrontato in qualche modo bene, perché io sapevo esattamente quello che volevo vedere. È un film fatto con pochissimo denaro, con molta fatica e pochi soldi, quindi non avevo molti mezzi per girare tanto, no? I totali, i piani, quello, quell'altro, no, io giravo solo quello che volevo vedere, andavo direttamente su quello che volevo, quasi come se fosse già un premontato, proprio perché l'avevo visto. Per questo era lo stesso motivo però per il quale come attrice dentro al film corro, il ruolo non è importante, ripeto, è la voce che è importante, che racconta, però certo. Corro perché? Sì. Perché poi erano fatti i miei, quindi di fronte poi a una verità, è un doppio salto mortale, no? Una verità che conosci rappresentata, quindi diventa fiction quella verità. Lina, ma il fatto che in questo 2023 di perché tutti, quando l'abbiamo fatto, sì. Quando l'avete fatto, ecco, sia stato l'anno in cui tante attrici si sono provate con la regia. Ma sì, ma improvvisamente tutte le attrici del mondo hanno fatto le regie. Io ho scoperto, come mai? Io tutte. Come tutte. Mai? Ma che ne so? Non lo so, può darsi che sia stato che veniva dopo il Covid, può darsi che, non lo so, io non è stato per questo, io perché proprio prima non sono riuscita a farlo, indubbiamente c'è stato anche il Covid in mezzo che per 2 anni ha fermato tutti, no? Però io l'ho anche prodotto, quindi ma c'è una maggiore disponibilità a una donna che oggi si presenta e dice io ho in testa un film e voglio farne la regia? Questo non lo so sinceramente, devi avere comunque un potere, secondo me, che se sei uomo e anche se sei donna, forse se sei donna di più per avere udienza, diciamo che comunque quando poi una donna arriva a un punto di generazione di passaggio dove l'essere al centro dell'attenzione non è così importante più, no? Ma hai voglia più di raccontare, anche se, ripeto, le donne che poi hanno raccontato storie con loro al centro della storia, e sì. Io non ho fatto un film su di me, io non sono al centro della storia, è chiaro, certo. Che poi ci sto perché insomma è la storia della mia famiglia, quindi ci sono anche, ma è la storia di Ninetta questa. Ed è anche la storia di Napoli. Grazie. Sì. Sastri, andiamo a vedere La casa di Ninetta, il suo primo film da regista. Grazie per essere stato con noi a Nessuna grazie Perfetta. Grazie a voi, grazie infinite, grazie.